Salve ragazzuoli, oggi vi racconto Ride Over Moscow. È un gioco del 1984 sviluppato da Access Software, distribuito in Nord America dalla stessa Access Software e in Europa dalla US Gold. È uscito originariamente per Commodore 64, poi è stato convertito per numerose altre piattaforme. Questo gioco è interessante perché è un tipico prodotto della Guerra Fredda. Infatti, in questo gioco gli Stati Uniti sono oggetto di lanci nucleari, di missili nucleari da parte dell'allora Unione Sovietica e noi dobbiamo da una base spaziale che si trova su un satellite in orbita intorno alla Terra partire con le nostre navi e andare a distruggere le stazioni di lancio di questi missili nucleari per salvare gli Stati Uniti. Il gioco all'epoca suscitò abbastanza clamore, soprattutto in Finlandia, che è un paese che aveva forti legami con l'allora Unione Sovietica e adesso ancora dei problemi di rapporti con la Russia, e infatti si era chiesto di sostanzialmente di bandirlo dal mercato perché incitava una propaganda antisovietica. In seguito poi questo non è avvenuto, il gioco è diventato molto popolare, circolavano anche delle versioni piratate nella allora Germania Est, perché il gioco comunque era un gioco che aveva, come dire, suscitava un impatto abbastanza importante nella politica di quel periodo. Secondo me questo è il gioco in sé è abbastanza interessante, però è un esempio proprio della parte più brutta, più deteriore della Guerra Fredda, ovvero di questa propaganda che veniva fatta da entrambe le parti, ovviamente, sia da parte occidentale che da parte dell'Unione Sovietica nei confronti dei nemici, degli avversari che venivano disumanizzati, rappresentati come degli esseri quasi non umani e che andavano sostanzialmente distrutti perché erano cattivi. È quel tipo di propaganda a cui fa riferimento Paul Verhoeven in Fanteria dello Spazio, in cui i nemici sono appunto degli insetti e vengono incitati i bambini a schiacciare gli scarafaggi perché questi nemici inumani e crudeli vanno comunque sterminati. C'è da dire che nel periodo della Guerra Fredda c'erano anche dei film o dei videogiochi che cercavano anche di dare dei messaggi positivi, come per esempio nel finale di Danko, Red Dead, Schwarzenegger dice al suo collega: "I nostri governi possono essere avversari, nemici, ma alla fine noi siamo uguali, siamo entrambi poliziotti, siamo entrambi esseri umani e vogliamo le stesse cose". Anche nel finale di Rocky 4, più o meno, c'è una sorta di appello alla riconciliazione, andare oltre le differenze politiche dei governi per riconoscersi come esseri umani, e anche se i nostri governi hanno delle differenze, comunque non bisogna fare di tutta l'erba un fascio e indicare gli occidentali o i sovietici e oggi i russi come un'entità unica e omogenea che pensano tutti quanti alla stessa maniera. Vi confesso che io avrei voluto portare questo gioco in un periodo di politica internazionale diverso, un po' più tranquillo, anche perché stiamo più o meno rivivendo le stesse cose che avvenivano durante la Guerra Fredda negli anni 70 e 80, però da come vanno le cose, purtroppo sembra che se aspetto che la situazione politica internazionale si tranquillizzi, questo gioco non lo porterò mai. Quindi, messa da parte questa piccola introduzione, andiamo a vedere un attimo il gioco in sé. Allora, questo è il trainer, mettiamo tutto no. E cominciamo con Beginner. Allora, questo gioco ricordo che all'epoca mi faceva una grande impressione, mi metteva anche un po' paura, non sono mai riuscito a finirlo. Allora, questa è la mappa principale del gioco e vediamo che a un certo punto c'è un missile nucleare che parte da Minsk diretto ad Atlanta. Quindi noi la prima cosa che dobbiamo fare è, credo premendo F1, dobbiamo entrare nell'hangar della nostra base spaziale e guidare una di queste astronavi fuori. Ricordo che all'epoca questa cosa mi creava non pochi problemi perché non avevo capito che bisognava portare l'astronave a una certa altezza. E poi bisognava premere F7 per aprire il portellone dell'hangar. Il portellone chiaramente non rimane aperto all'infinito. E una volta che portiamo fuori la nostra navetta, vedete, viene rappresentata con questo puntino luminoso.
che noi dobbiamo portare giù e andare a attaccare la base di Minsk, che è indicata in bianco sulla mappa. Il gioco è un gioco multievento. Infatti, come vediamo, c'è questa sorta di sezione arcade. Ricordo all'epoca mi ricordava un pochino Blue Max, un pochino Zaxxon, perché c'è questa cosa che si può controllare l'altezza. Però se si rimane attaccati al suolo e per evitare questo razzo che ogni tanto si prova ad attaccare nelle terga, non dovremmo avere problemi. Ci sono vari oggetti che si possono distruggere al suolo, servono per fare punti. Dobbiamo distruggere l'elicottero. Se ci teniamo abbassi al suolo, il missile non ci può colpire e non abbiamo problemi. La prossima sezione è questa sezione in cui dobbiamo distruggere queste installazioni ponendoci all'altezza giusta. Quindi dobbiamo alzare la nostra astronave o abbassarla fino a che non cambia colore per indicarci che ci troviamo all'altezza giusta per distruggere questa specie di torretta. Dobbiamo lì, ecco, vedete, quando diventa blu vuol dire che ci troviamo all'altezza giusta. Poi ci sta questa specie di astronavina che ci viene a rompere le scatole. Dobbiamo distruggere le quattro torrette laterali e poi potremo distruggere la torretta centrale. Allora, non è difficile, basta fare un po' di attenzione, trovare l'altezza giusta. Si possono fare uscire anche più astronavi contemporaneamente per risparmiare un pochino di tempo, perché così nel caso in cui si perda una vita, l'altra astronave già è fuori e la possiamo riutilizzare immediatamente senza doverla far riuscire un'altra volta dall'hangar. Ecco l'altezza. Ok, adesso possiamo andare a distruggere la parte centrale. Questo gioco, dicevo, lo ricordo vividamente perché mi sembrava che appunto parlasse di eventi correnti all'epoca. Nel 1984 avevo 8 anni e quindi ricordo che c'erano questi film tipo War Games o cose di questo genere. Ok, partito un altro razzo, bisogna rifare la stessa cosa. La prima parte del gioco è così. Poi dopo cambia, ci sono altre sezioni arcade che però adesso non ricordo bene. Dicevo, c'erano questi film tipo appunto War Games che parlavano di queste cose che mi impressionavano abbastanza. Ok, non bisogna essere né troppo alti né troppo bassi per uscire. Quando si distruggono le quattro basi di lancio dei missili nucleari, poi si passa alla sezione successiva. Vedete, sotto c'è anche il tempo che abbiamo a disposizione, 6 minuti prima dell'impatto, 7 minuti prima dell'impatto, e noi quello è il tempo che abbiamo a disposizione per distruggere la base sovietica. Dobbiamo abbassare, passare sotto. Mi pare che sono tutte uguali queste basi finora. Distruggiamo pure questa. Passiamo, distruggiamo questo. Ma c'è l'elicottero. Ok, passiamoci. Se veniamo distrutti, dobbiamo, come vi ho detto, far uscire un'altra navetta dall'hangar e ricominciare. Allora, rifacciamo la stessa cosa. Poi, naturalmente, essendo un gioco che avevo pirata all'epoca, non avevo il manuale di istruzioni, quindi per me era tutto trial and error. Piano piano ho capito co cosa si doveva fare nei vari quadri. Credo che arrivavo all'ultimo quadro, però poi dopo non
non avevo mai abbastanza tempo per finirlo. Perdevo troppo tempo per qualche motivo. Là. Questa, la prima è la più rognosa perché la navetta nemica esce fuori subito da di là. Allora. Però l'essenziale è non avere fretta perché abbiamo molto tempo a disposizione, vedete abbiamo più di 5 minuti, quindi abbiamo tutto il tempo che vogliamo. È molto più saggio prendersi più tempo per distruggere per bene tutti quanti i nemici senza farsi uccidere piuttosto che dover ricominciare per andare di fretta. Allora. Ecco fatto. Abbiamo distrutto anche la stazione di lancio di Saratov. Aspettiamo che parte il prossimo. Questo parte da Leningrado. Premendo F1, credo si accede all'hangar e quindi si possono lanciare le astronavi. Con F7 invece, come vi dicevo, si apre la porta dell'hangar. Però la porta dell'hangar non si apre se noi siamo troppo bassi. Ci troviamo a trovare a una certa altezza intermedia. Inoltre è buona norma non aprire la porta dell'hangar troppo presto, né troppo tardi ovviamente, perché se la apriamo troppo presto da un po' si richiude e se la apriamo troppo tardi ovviamente ci andiamo a sbattere. Passiamo sopra i missili, tanto non ci fanno niente, e andiamo a distruggere la base di Leningrado. Sempre stessa cosa. Ecco sì, questa visuale un po' questa rappresentazione isometrica mi ricorda un pochino Blue Max. Però la cosa dell'altezza mi fa sempre pensare a Zaxxon. Chiaramente è molto più semplificato rispetto a Zaxxon, questa è semplicemente una sezione di un gioco che ha molte più sequenze. Passiamo oltre e andiamo a rifare la stessa sezione. L'astronave, vediamo, non cambia colore nemmeno. Anche se non ci troviamo perfettamente allineati in senso orizzontale, quindi dobbiamo allinearci per bene per capire qual è l'altezza giusta. Oh, ma vamo lì. Ecco. Togliamoci subito dalle scatole la prima base che è la più rognosa. Ok, andiamo a distruggere quest'altra. Una, questa è bassa. Ok, distrutto anche Leningrado. Ah no, adesso ci stiamo avvicinando a Mosca direttamente. Ok. Infatti il gioco si chiama Ride Over Moscow perché credo che l'obiettivo finale sia quello di distruggere boh, il Cremlino, Mosca, non lo so. Comunque queste basi sono tutte quante uguali. Qua. Approaching Moscow. Adesso ci dovrebbe stare una sezione nuova. Sì, c'è questa cosa che dovrebbe essere tipo il Cremlino. E noi dobbiamo, ricordo, esatto, scassare il Cremlino, spostarci
spostando questo mino qui e regolando l'alzo di sto cannone. Però non mi ricordo che cos'è che dobbiamo distruggere. Forse queste sei cose che stanno di lato. Queste torrette bianche che ci sparano. Ecco, sì. Porca miseria. Devo fare attenzione a questa specie di carro armatino. Questa sezione non me la ricordo per niente. Ah, c'è pure un omino lì. Ammazziamolo subito. Ok. Porca vacca. È più difficile di quello che sembri. Perché ste torrette laterali sparano. Ah, oppure devo distruggere. No, mi sa che devo distruggere le porte. Vediamo. Se me lo ricordo, non... Porca vacca. Ok, forse devo distruggere le porte. Vediamo un attimo. Una. Due. Tre. No, questa è un po' più in alto. Ok, fatemi levare, sennò questo mi spara. Sì, anche perché mi pare che questi omini si ricreano in continuazione, quindi... Non credo di poterli distruggere. Ok. Questa ha cambiato colore. So che voglia di. Porca miseria ladra. Non ricordo assolutamente come si fa questa parte. Però vedo che le porte sono rimaste del colore che erano, quindi probabilmente è quello che devo fare. E che cazzo? Non so se riesco a distruggere queste porte. E che cazzo? Se non devo rimanere troppo a lungo fermo. Cazzarola, ho appena finito di dirlo. Però almeno questa la vorrei passare. Perché poi mi pare che c'era. Boh, forse è la sezione finale. Ok, colpito anche questa. Troppo alto. Un'altra volta questa? No. Che devo fare? Okay. Non so che altro devo fare. Devo finire di distruggere il cremlino? Anche perché stavolta più di così non si distruggono. Proviamo a ammazzare sti omini? Cazzarola! No, allora sembra che bisogna semplicemente distruggere una porta che è scelta a random e credo che sia questa qua bianca, forse devo continuare a colpirla. Però continuare a colpire questa. Magari è... la devo sfondare. Cristo.
Ce n'è una che dovrebbe venire sfondata, però non so qual è. Credo che sia questa. Però non gli fa niente. Proviamo a aprire. Game over. Allora, sono ritornato a questo livello rapidamente. Sembra che oltre a distruggere le porte, bisogna anche distruggere quella specie di torrette o mini che si trovano ai bordi. Quindi prima facciamo fuori le porte. Adesso ci diamo da fare con queste torrette qua. Ok, anche se vedo che risaltano fuori, forse però devi ammazzarle rapidamente, non lo so. Sicuramente fa bene ammazzarle perché ci stanno meno mini che ci possono sparare. Ok, proviamo a ammazzare pure questi omini qui. Ammazziamo sto carro armato. Vedo che risalgono, però se ne devo ammazzare un tot. Però ammazzare pure questo. Bombardiamo rapidamente le porte, magari serve a qualcosa a scassarle. Forse dobbiamo ammazzare tutti quanti i nemici a schermo. Poi ci farà passare. Proviamo. Beh, che cazzo. Allora. Andiamo, se da qua questo ci spara, non ho capito. Ok. Risaltano fuori. Ok. Vedo più nemici sullo schermo, però ammazza solo il carro armato, mi sa. Stato fuori un'arma. Forse devo rapidamente uccidere tutti i nemici prima che ne saltino fuori degli altri. Porco Giuda ballerino. Ma però nemici a schermo non ce ne stanno. Però per quando ammazzo questo ne salta fuori un altro. Ok, mo dovrei averli ammazzati tutti. Esatto, e adesso posso passare oltre. Questo è l'ultimo quadro, quello di cui io non ho mai capito come si giocava. Allora, c'ho dei dischi.
e la li lancio in una certa direzione. Devo, penso, colpire questa specie di bestiaccia. Ah, ecco, posso inclinare. Lo devo colpire sul retro, però devo evitare di sprecare i dischi. Vediamo un po'. Questo non ho mai capito come si giocava. Arrivavo sempre qui e finivo al tempo. O finivo gli omini, finivo i dischi, non mi ricordo. Anche perché mi pare che ce ne sono due di quadri così. Io tiro qua, questo rimbalza e l'ha colpito sulla schiena. Perfetto. Lo dovrò colpire diverse volte. Vediamo un po'. Se ci riesco, quando si ferma, per esempio. Tipo qua. Non sono riuscito a colpirlo e ho perso un disco. Vabbè. Ok. Niente. Forse lo chiappa? No. No, tempo non ce n'è, quindi mi sa che morivo semplicemente perché finivo tutte le vite. O i dischi. È meno facile di quello che sembri. Forse è più facile quando sta così attaccata al muro. Vediamo un po' se ci riesco. Ok. Ah no, ma lo posso colpire pure sul davanti, mi sa. Ok. Però non so quante volte lo devo colpire. Ok. Non così. Questo è completamente fuori. Allora, lisciato. Se lo colpisco così va bene uguale? Perso il disco. Se finiamo i dischi o finiamo tutte quante le vite, chiaramente moriamo. Ah, lisciato un'altra volta. Porca miseria, ma è piuttosto elusivo. Mi pare che finivo questo quadro qua. Poi però ce n'era un altro uguale che dovrebbe essere proprio l'ultimo. Ok, l'ho colpito 3 volte. Non è ancora. Ah, però ogni volta che lo colpisco comunque finisco un di perdo un disco. Ok. Colpisce così. No. Ok. Vabbè, comunque, insomma, arrivare a questo punto non è particolarmente difficile. Quello che è difficile, secondo me, è capire come cacchio funziona sta cosa. Una torretta, non ho capito bene che. Ecco, sono stato ucciduto. Dai che mi ridai dischi? No. Nel trainer c'era anche la possibilità di mettere dischi infiniti, forse avrei dovuto scegliere sì. Ok, l'ho colpito, perfetto. Reattore instabile, però adesso mi ha ridato tutti quanti i dischi. Mo' adesso però scusate, io a sto punto salvo, perché magari riesco a finire il gioco, eh. Reattore instabile. Ah, quindi questo. Ah, ho capito, questo è tipo il reattore nucleare, quelle sono le barre di carbonio. Ok. Adesso però c'è il tempo, ok. Mi ricordavo che c'era il tempo. Mi
sembra un modo abbastanza complicato per distruggere un reattore nucleare. Ah no, sul davanti non lo posso colpire. Oh, ho perso la cosa. Ok, l'ho colpito una volta. Quante volte lo devo colpire? Niente. Non mi fa recuperare i dischi cazzo. Quindi ogni tiro mi sa che spreco. E non me la recupera. Ok, l'ho colpito 4 volte e il reattore sembra essere esploso. Esce da qua e vediamo che succede? La città di Mosca esplode e viene rasa al suolo da questa esplosione nucleare. E noi ce ne andiamo via bel belli con il nostro caccia. Quindi insomma, vabbè. In heavy fighting today, US commandos destroyed the Soviet Defense Center in Moscow. Quindi abbiamo fatto esplodere il Cremlino. Quattro piloti sono ritornati sani e salvi. E poi questa è la conclusione del gioco. Quindi, insomma, il gioco in sé, come vedete, è piuttosto banalotto. Sono tanti piccoli, tante piccole sequenze arcade da fare. L'unica veramente impegnativa è l'ultima, perché bisogna colpire quella specie di torretta che ci spara sempre alle spalle, e abbiamo anche un minuto e mezzo di tempo. Lo dobbiamo colpire 4 volte, 5 volte, adesso non ricordo. Quindi il gioco in sé, come, non è niente di particolare. La grafica è abbastanza carina, insomma, è fatto abbastanza bene. Però, diciamo, il suo interesse principale è quello appunto storico. Cioè, questo è proprio il marchio di fabbrica della Guerra Fredda. Il tipico prodotto della Guerra Fredda che propagandava quest'idea che bisognava distruggere gli avversari, perché erano tutti cattivi, ce l'avevano tutti con noi e ci odiavano. Sono sicuro che anche in Unione Sovietica giravano dei pezzi di propaganda analoga, ma noi qui in Occidente, insomma, paese della NATO, vedevamo questo genere di cose. Quindi è un prodotto abbastanza controverso, però secondo me è interessante proprio dal punto di vista storico, perché ci riporta un po' a quei momenti a quel periodo della Guerra Fredda che vivevamo quando eravamo bambini. Noi lo vivevamo probabilmente in maniera un po' più meno preoccupata, un po' più superficiale rispetto ai nostri genitori. Purtroppo si sperava che gli anni 90, questo periodo, ce lo fossimo lasciato alle spalle, ma purtroppo non è così. Questo è l'attract mode, ci va a vedere come funziona. Purtroppo non è così, quei giorni sembrano essere ritornati, propaganda compresa. Ok, tutto sommato devo dire che è stato divertente ed interessante. Ci vediamo alla prossima, ciao!